La vecchia signora si mette l'abito da sera e arriva alla Scala del Calcio. Una notte imperdibile, piena di stelle per quella che è una delle più belle partite di Serie A. Nella casa del diavolo la Juventus vuole conquistare la scena. Oggi per vincere serve la partita perfetta. E allora via, si parte. Buon divertimento con Milan-Juventus, la 12ª giornata del campionato di Serie A. Ci adoperiamo sulla corsia di sinistra. Alessandro vuole il cross, lo trova in mezzo verso Mandzukic. La Juventus ha il vantaggio al minuto numero 8. Mario Mandzukic, stacco perfetto a schiacciare il pallone alle spalle di Donnarumma. Milan 0, Juventus 1. Mario Mandzukic prende l'ascensore, sale su, su, su. Mario Mandzukic va a prendere il tempo a Riccardo Rodriguez e a battere Donnarumma. 1-0 per la Juventus. Ronaldo va a puntare il numero 20. Ronaldo il traversone in mezzo a cercare Mandzukic. L'anticipo sul numero 17. Calcio d'angolo largo per Cancelo. Cancelo traversone in mezzo, colpo di testa di Mandzukic. La parata di Donnarumma, secondo colpo di testa del match. Ronaldo va a ricevere di nuovo per Bentancur. Arriva Dybala. Pallonetto, la parata di Donnarumma. Rimpallo favorevole alla Juventus. Susola tiene lungolinea. Chiellini dà indicazione di tornare a Mandzukic. Il pallone dentro a cercare Higuain. L'aggancio di Higuain. La chiusura. Prova a ripartire la Juventus. Poi l'arbitro ferma tutto. C'è il fallo. Calcio di punizione per la Juventus. Protesta da parte del Milan. Va a valutare l'episodio. Palla batte contro il braccio di Benatia. Assolutamente involontario. Secondo i parametri arbitrali, ora andrà a prendere la decisione Paolo Silvio Mazzoleni. Andiamo a decisione. Calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore per il Milan. La rincorsa di Higuain. Parte il tiro di Higuain e la palla sul palo. Il palo di Gonzalo Higuain, forse con la deviazione da parte di Szczęsny. Sbaglia il calcio di rigore il grande ex Gonzalo Higuain. Vediamo il tiro, eh sì, so che c'è stata la deviazione, deviazione da parte di Szczęsny. Tanti movimenti anche di Chiellini, Dybala traversone, colpo di testa, poi l'ultimo a toccare, sfortunato Giorgio Chiellini. E allora via, si riparte, buon divertimento anche con la ripresa di Milan-Juventus. Attenzione ad Alessandro. Alessandro traversone in mezzo, arriva la conclusione di Ronaldo, la parata di Donnarumma. Primo tiro nello specchio della porta per CR7. La concentrazione della gioia, fischia l'arbitro, Dybala. Dybala! Palla fuori con la deviazione di Donnarumma, no. Rinvio dal fondo, Chiellini se la prende con l'arbitro, che lo deve tornare indietro perché Donnarumma vuole subito battere. Rivediamo un po' qui. Niente da fare, attenzione alla ripartenza del Milan perché sono in superiorità numerica, 3 contro 2, torna a lunghe falcate Blaise Matuidi, porta in avanti la sfera il Milan, pallone allargato, attenzione al traversone in mezzo, il miracolo di Benatia in scivolata sul traversone di Gonzalo Higuain, non è finita, ancora Higuain, Higuain vuole il cross, Higuain aspetta, ancora Higuain, palla sul destro, Higuain da lontano, palla fuori, grande chiusura di Mehdi Benatia. Sul tiro cross pericolosissimo di Gonzalo Higuain. Possiamo sfruttare questa ripartenza allora con Ronaldo. Ronaldo tiene il pallone. Ronaldo parte, palla al piede, rimane in piedi. Attenzione a Cristiano, costo costa. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Donnarumma dice di no a Cristiano Ronaldo. Higuain ha problema di girarsi. Apre il varco per Rodriguez. Palla sul sinistro. Rodriguez il tiro, palla fuori. Buona conclusione quella di Riccardo Rodriguez sopra la traversa. Rodriguez spara via, ma attenzione perché la regala Cancelo. Cancelo può salire, Cancelo ancora dentro l'area di rigore, Cancelo la parata, Ronaldo! Il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo esplode il settore ospiti, ancora lui, ancora Cristiano Ronaldo sotto la traversa, mette dentro il pallone del 2-0. Che botta! Calciato alto perché c'era in scivolata Zapata, allora lui lo sa che la devi mettere alta, sotto la traversa e l'ha messa, 2-0 per la Juve. Giocata al volo per Higuain, colpo di testa di Benatia, il fallo su Mehdi Benatia commesso da Gonzalo Higuain. Cartellino giallo per Higuain che va faccia a faccia
con Mazzoleni, cartellino rosso per Gonzalo Higuaín, che evidentemente ha esagerato tanto, gli ha detto qualcosina di troppo, e allora il Milan che rimane in inferiorità numerica. Guardate come nervoso Gonzalo Higuaín, allontana Ronaldo, allontana i compagni, nervosissimo. Qui commette fallo e non ci sono dubbi minimamente. 93esimo minuto che scocca in questo preciso istante, finisce qui la partita, la Juventus vince 2-0 a San Siro.